Ciao a tutti ragazzi e bentornati con The Beer Factory. Stavo osservando la mia birra perché nella puntata precedente abbiamo fatto il coso dei camion, lo stoccaggio. Allora mi dice rifiuta, che cacchio significa? No, rifiuta no, dobbiamo imbottigliare la nostra lager. Ne abbiamo 250 litri, che non è niente male. Andiamo, vediamo un po'. Allora, loghi. Aspetta che avevo fatto il logo. Modifica. Clicco qui. No, dov'era il logo? Clicco qui? No. Clicco qui? No. Che cacchio si faceva? Annulla. Ricette? No. Loghi? Eppure c'era. Loghi? Aggiungere estratto? No. Qua? Ah, come cacchio si faceva? Seleziona la forma. Apposta. Avanzati. Atipici. Mettiamo questo, applica. Oh, la birra di Mike at Work, ragazzi. Vediamo se ce la facciamo. Ok. Posizione, che significa? No. Andava bene quella. Va bene quella. Angolo, scala, che significa? No, andava meglio quello. Vabbè, possiamo lavorarci un po' per vedere come funziona. Minimalizza, aggiungi. 9999999, tira via, applica. Ok, questo è a posto. La ricetta, ehi, perché non me lo fa? Loghi, perché non mi cambia il logo qui? Perché forse personalizzazione ancora non è aperto. Aggiungi 10, che significa? Vabbè, intanto imbottigliamo, poi vediamo se riusciamo a imbottigliare. Allora, per imbottigliare dobbiamo andare qua. Devo assegnare anche il lavoro all'imbottigliatore, che significa però prima devo posizionare qua. C'è. Qui devo posizionare, secondo me, questi. Me li fa fare? Oh sì. Dove metterò le mie bottles? Allora, vediamo un po', Quanto mi costa uno di questi? Boh, qui se lo ricordo. Allora, uno qui. Quanti erano? 25 euro. E uno lo mettiamo qui. Ok. Così io qua sopra ci metto i bottles. E allora poi... tira via questo. Appiccio macchinarius. Questo. Nuovo link. F... Niek. Non funziona così? Ah? Spostati! Mannaggia! Aspetta, tu... Come ti faccio a spostarti? Tira via questo. Allontanati? Così? Ok, nuovo link. Fanculo, è tornato. Secondo me non me lo fa fare ancora. Devo aspettare. Vediamo se me lo fa fare qua. Conferma, che significa che me lo dovrebbe far fare anche qui? È perché c'è lui in mezzo che rompe. Allora, aspetta un attimo, se io gestisci postazione lavoro, vattene un attimo qua, così ti togli dei maroni un attimo, ok? Va bene. Oh, ciapale! Ho fatto. Tu poi vieni con me. Ok, che si fa? Via questo. Vieni questo. Vieni con me. Venghi, lo prendi per la manina.
e ciapa. E vai, così le bottles se le fa lui invece di farlo io, perché a me mi girano le balle. Allora andiamo a prendere, dov'è il muletto? Boh, dove l'ho lasciato? Il muletto va di notte con le scarpe tutte rotte. Bagaglio, vogliono far lavorare me, non hanno capito che gli operai devono lavorare loro, me voglio far niente, niente, turbo. Turbo, turbo, turbo. Turbo. Troppo turbo. Allora, posizioniamo i... Allora, questo... Uno... Ok. No, no. Stai lì. Ah, che cavolo. Ok, allora scendi. Vediamo, questa la mettiamo qua, così in bottiglia, e noi dovremmo iniziare a imbottigliare, no? Vediamo, aspetta che devo prima assegnare pure questa qui, perché altrimenti non me lo fa. Allora, ciappalle. Allora, questo... Ah, l'avevo già fatto? Probabilmente l'avevo già fatto in precedenza. Vabbè, ok. Allora, andiamo... Togliti, che faccia. Allora, come si fa qua? Aspetta. Era questo? No? Come si fa? C'era... Aspetta, questo lo devo togliere. Usa. Use. Allora, avvia tank 1, quantità imbottigliata 30. Avvia e vai. E le nostre prime bottle, come cacchio si fa a uscire da qui? Eschi, eschi, eschi. Mi fai uscire da qui? Come si esce da qua? Oh. Oh, vediamo se c'è il nostro logo. E vai, c'è il logo. Guardate un po' il logo con la birra di Mike at Work. L'unica cosa è che forse ci stava dietro qualcosa di bello. Anche sulla scatola c'è Mike at Work. Fammi vedere. C'è scritto Heineken. E io con Heineken non ci avevo fatto proprio niente comunque. Io ci volevo il mio logo. Vabbè, c'è sulle bottiglie, meglio che niente, no? Ok, allora, quasi quasi mi serve però una pedana. Aspetta, aspetta, aspetta. Sì, svuota questa. Qua ce ne vanno, sì. Ci vado qua. Non ce ne vanno più? Peccato. Mi sa che... Allora, questa ciappa. Tubo scarico completo. Morto. Devo andare a fare pieno. Devo andare a fare il pieno. Tubo, ma è una sterzata di merda sto coso. Non mi fa andare oltre? Ok,
Che stronzata, non mi fa andare oltre più di qua. Vabbè, allora scendiamo. Andiamo a prendere la bombola. Caffè non ne ho più. No, c'è di nuovo Francis. Dov'è Francis? Franciscus, vedi qua che ti tiro la bombola. Così la finisci di sbombolarmi le balle. Adesso ci vorrebbe il caffè per Francis Belfonte qua. Tipo che se ti becco qua bombola, ti do una bombolata. Ti do una bombolata con è normale. Brutto stronzo. Ok, impadate. Che duballe pure sto tipo. Allora, questo glieli mettiamo qua. Prendiamo la bombola che mi serve di là. Per fortuna che almeno quello spazza. Allora, dobbiamo fare, esporta un lotto delle tue birre, prendi il pallet con la gru e mettilo nel camion. Poi ardo nel camion, trovi te. Ok, allora. Perché vai così piano? Perché c'è di nuovo Francis? Se ne sta andando, sì, ok. Ok. Allora, prendiamo un altro pallet che glielo mettiamo lì. Dio boh, le bottiglie sono andate tutte, eh? Eppure ne ho ancora di bottiglie, ne dovrei avere, vediamo. Perché non li carica tutti? Oh, sì, adesso sì. No. Allora, adesso gli porto pure delle bottiglie.
Oh, aspettiamo che è pieno. Questo... Perché tu sei qua? Allora, ce ne vanno un altro po'? Sì, dai. Quanto me ne è rimasto qui di birra? Allora, ne abbiamo ancora... 150 litri. Quantità immagazzinata, sì. Bottiglie imbottigliate, 200 e passa. Abbiamo bisogno di altre bottiglie, secondo me, qui, eh. Ah, mi sa proprio di sì. Allora, portiamogli subito un pallettes. Ok. Cazzo vai. Ormai imbottigliamo tutte le bottiglie che abbiamo e dopo vendiamo, perché mi sa che devo fare una bella scorta di bottles, perché altrimenti... Ups. Ok, allora, altre bottiglie, mi sono rimaste queste qua, ma i litri qua dentro quanti sono? Beh, 109. Allora, diciamo che con... noi avevamo 200 litri. Sì. Abbiamo imbottigliato... no, 200 litri erano. O 250. Comunque abbiamo imbottigliato 400 bottiglie con 150 litri, mi ricordo, 100 litri, io non mi ricordo. Comunque abbiamo altri 100 litri e 500 bottiglie abbiamo imbottigliato. Allora, 100... 100. Allora, torniamo di nuovo qua. Ce n'è uno sfuso qui? Ecco che c'è il mio logo, guardate un po', la birra di Mike at Work. E voi? Allora, mettiamola qui. Prendiamo un pallette. E mettiamolo qui un pallette. Dai, prendi anche quello, bagascia. Ok. Ah, altre bottiglie non ne ho più. Dai. Oh.
E va. Allora, le bottiglie sono quasi finite. Finiamo queste bottiglie e poi vendiamo, dai. Dove se n'è andato il tipo? Ehi! Ma dove li va a prendere? Boh. È certo che Toco li va a prendere da fuori quando qua dentro? Abbiamo capito, aspetta, dovrei centrare però il buco, eh. Altre bottles? Non ce ne sono più? No. Ok, allora, l'ultima imbottigliate. Vediamo quanto mi è rimasto di birra in coso. Beh, abbiamo altri 70. Beh, quasi quasi, forse l'abbiamo venduta tutta. Comunque, se erano 250 litri, che adesso non mi ricordo, ci sono volute la bellezza di circa 700 bottiglie. Che siamo a 5,60. E le bottle sono finite. Sono finite. Allora dai, me li fai gli ultimi pacchettini. Dai, c'è un altro pacco. 3. Sono 6. Sono 6, sono 6. Ok, thank you very much. Non nel fosso, please. Oops. Ok, allora. Prendi pallet con una gru e mettilo nel camion. Ho capito. Però prima forse dovrei chiamare il camion, no? Allora. Ho capito, prendi. Ma non, se non c'è il camion, come faccio? Scusa, eh. Allora prendiamo. Dovrebbe essere qui o no? Dove cacchio sono? Allora io prendo pallet. Vediamo un po' quello che dice lui. Ok. Sì, ma devo ordinare il camion prima, altrimenti non faccio mica niente. Fenomeni, anche voi. Non si fa da qui, si fa da qui. Birra Mike at Work, vedete un po' che bellino. Allora, qua camion, mercato globale, globale, mercato globale. Come si fa? Ordina un autocarro, eccolo qua. Yes. Costo $100, ok. No, aspetta, adesso mi devo mettere dentro la gru. E il camion dov'è? Oh, ecco che arriva. Ehi. Cosa c'è, collisione? A quanto pare sì. Ok. Vai giù. Ciappa. Su.
dai. Un po' pignolo sto coso però, eh. Ok. Usciamo di qua. Torniamo di qua, secondo me. Vediamo. Beh, becchiamo 3.182 euro. Esci e vendi la merce. Vai. Ok, vediamolo uscire. Dai. Wow, vecchio traverso. Vecchio traverso che ho fatto con la mia birra. Dio boh, ha fatto un traverso, ma da qua usciamo, no? Ehi, siamo limitati, peggio del Grande Fratello! Oh, non possiamo uscire, c'è la porta. Oh, ragazzi, abbiamo venduto 3.000 passa dollari di birra, siamo di nuovo a 4.500. E qua c'è scritto, presto verranno aggiunti nuovi obiettivi, il che significa che potremmo chiudere anche qua, però... diciamo che questa serie, fin quando non arrivano nuovi obiettivi che verranno aggiunti di sicuro, ma voglio fare qualche altro soldo perché vorrei intanto aumentare il mio livello di reputazione perché quelli ancora possiamo farli. Vedete che siamo a 621 e possiamo arrivare a 960. Vediamo un po' dove arriviamo. Io direi di fare qualche altro soldo. Magari facciamo un altro po' di birra. Sì, facciamo un altro po' di birra, ma magari un tipo diverso, o posizioniamo un altro coso, vediamo un po' e vediamo, vediamo, andiamo avanti. Magari facciamo altre un paio di puntate, se vediamo che non verrà aggiunto niente di nuovo, magari la fermiamo qui e la riprendiamo nel momento in cui hanno aggiunto, ci saranno le novità, gli aggiornamenti che arriveranno a questo gran bel gioco, perché alla fine è molto molto bello. Vabbè ragazzi, allora... Ci vediamo alla prossima, sempre qui con The Beer Factory. Un salutone, ciao!